Bentornati sul canale Hermes Channel Web TV. Il sai che di oggi è... Valeria, che belle scarpe che hai! È vero, sono belli, però ho qualche problema. Allora ci servirebbe il consiglio di qualche calzolaio. Vediamoci l'intervista del calzolaio Tommaso Gargano da Polignano a Mare. Ciao, nel sai che di oggi parleremo di calzature con Tommaso Gargano da Polignano a Mare. Qual è la differenza tra una scarpa in gomma e una scarpa con la suola? Salve, la differenza di una scarpa in suola è più igienica per il piede. Traspira meglio ed è per il fatto di sudare, cioè chi suda tanto. Scarpa in gomma ammortizza, però la scarpa in gomma come scarpa giornaliera va bene, però all'interno della scarpa deve stare un sottopiede in cuoio ed è più comoda come scarpa giornaliera. La scarpa in suola, come questa, evita il fatto di, cioè, complica il fatto di scivolare, quindi bisogna anche sistemarle. La scarpa in suola è più comoda per il piede, come scarpa elegante, ma come scarpa giornaliera hai bisogno di una scarpa con la gomma. Però, ripeto, hai bisogno di una suola internamente, in modo che eviti il fatto del sudore e stai un piede più igienico, onde evitare gli acidi che forma il piede nel sudare. Ho acquistato una scarpa. All'inizio mi stava bene, poi però ho notato che era stretta e mi faceva male. C'è una soluzione? Era anche rumorosa. Sì, ce ne sono tante di soluzioni. Un calzolaio esperto ha diversi macchinari, di cui c'è una scarpa elegante che giustamente va stretta, perché il piede è anche abituato su una scarpa giornaliera, quindi metti una scarpa elegante, ti farà sempre male. Quindi ci sono macchinari che cercano di allargare la scarpa, in modo che puoi sentirla più comoda. Fatto di proteggerla, come dicevo prima, la scarpa in suola ha bisogno di una protezione in gomma avanti, in modo di evitare sia il fatto di scivolare e di consumare le punte nella donna. Nell'uomo, avendo una scarpa elegante che è molto larga, implica molto il fatto di scivolare, quindi proteggerla con una gomma non guasterebbe e la senti anche più comoda. La prevenzione è molto importante. Spesso ho l'abitudine di lasciare le scarpe slacciate e così le tolgo anche più facilmente. Secondo te faccio bene? Allora, questo è un grosso problema di voi ragazzi, a portare le scarpe slacciate. Che cosa comporta portare la scarpa slacciata o non stretta? Il piede si muove internamente, hai un consumo elevato di calze, consumi di dietro di una scarpa e non è giusto per il piede, perché il rinforzo del tallone, come sto facendo vedere adesso, è molto importante per il corpo, sia per la spina dorsale che per le ginocchia. Quindi che cosa fa il laccio? Cerca di stringere e di mantenere il piede più stretto possibile al rinforzo del tallone. Questo fa sì che cammini meglio, non se ne esce la scarpa, puoi correre meglio, perché tante volte anche se porti una scarpa bracciata non puoi neanche correre. E questo sono uno dei tanti motivi. Ripeto, avere una scarpa idonea per il piede è molto importante in tutti i contesti. Ti fa camminare bene e lavori bene anche di meglio. Un suggerimento per l'acquisto? Sì, allora, non comprare scarpe grandi. Tante volte quando vai in un negozio che misuri una scarpa, solitamente va sempre stretta. Però il numero è importante. Tu la compri grande, si deforma prima la scarpa. Con il tuo numero, se la senti stretta, come dicevamo prima, c'è anche la possibilità di poterla allargare le scarpe. Però che succede? Quando la scarpa è troppo lunga, fa più movimento, implica nella camminata e ci si può anche inciampare. Un altro consiglio: comprare un prodotto italiano. Un prodotto italiano si sa che è fatto bene, tutto in pelle, ha le sue logiche, non volendo male agli altri, ma il prodotto italiano è sempre fatto bene. Speriamo che i consigli di Tommaso Gargano siano stati di vostro interesse. Sai che può interessare e coinvolgere anche te.